Buongiorno, buongiorno, come state? Allora, io sono Miriam, mi potete trovare su Instagram, Facebook come Minecrafty Dream oppure Minecrafty Dream Kids e su Ravelry come Miriam Forneris. Allora, un nuovo episodio del mio giornale creativo. E sono un po' arrugginita perché è un po' che non lo faccio, però avevo qualche cosina così da mostrarvi. Allora, intanto volevo parlarvi un attimo delle cosine che sono in corso nel mio gruppo Ravelry, cioè abbiamo un cal sui calzini e ha la durata di un anno. Quindi è iniziato a gennaio, finirà a dicembre e l'unica regola è realizzare 6 paia di calzini in questo arco di tempo per poter essere eleggibili per il premio e dovranno essere fotografati tutte e 6 le paia insieme a fine anno. A fine anno si aprirà un thread dove si posteranno solo esclusivamente il progetto gruppetto terminato, no? Quindi le 6 paia o più insieme. E però per il momento è attivo il thread dove potete scambiarvi opinioni, pattern, idee di pattern, far vedere i vostri lavori finiti, una calza alla volta per dire. E quindi niente, se vi va, andate a dare un'occhiata. Il link al gruppo è qui sotto, comunque lo trovate Miriam Formeris Design trattino Minecrafty Dream su Ravelry. Allora, detto ciò, cos'altro vi devo dire? Allora, volevo ringraziare intanto tutte le mie sostenitrici Patreon Niente, che mi tengono compagnia e per le quali lavoro, spero abbastanza, e che vedono in anteprima tutti i miei progetti, quelli un po' più segreti, e hanno diversi benefit. Se vi va, date un'occhiata, anche per Patreon c'è il link qua sotto nel box informazioni. Allora, cosa vi posso dire? Lavori a maglia. Lavori a maglia? Beh, ho lavorato un sacco. Ho terminato questi che forse vi avevo già fatto vedere, che erano già terminati, però ho deciso di realizzarli combinati come set insieme a un paio di calze, quindi ho modificato il pattern perché potesse andare su dei calzini. E quindi sto parlando, ho ancora i fili da rientrare di questi scaldamuscoli. Con questo motivo, questa è la taglia teenager. E questa è la misura child, però la ha 3 anni, cioè 4 anni, non 3, pardon. Li ho realizzati con la Drops Alpaca, che adoro. Volevo che fosse, siccome tanto non cioè non c'è il piede dentro, quindi non raschia nelle scarpe, eccetera, eccetera. Volevo un filato un pochino più peluscioso, che anche se non contiene nylon, non importa, perché appunto non viene usurato, ecco. E quindi l'ho realizzato in lilla e in rosa. I colori sono completamente sfalsati. Vedete, forse grigio e un grigio blu. No, sono lilla e rosa. Non si vede bene, comunque. Poi, appunto, volevo abbinare un paio di calze a questo pattern perché mi è piaciuto molto realizzare questo motivo. E per cui, scusate,
Oh, i rospi oggi. Allora, per cui ho deciso appunto di adattarlo ai calzini. Sono calzini toe up, quindi che si realizzano dalla punta, tallone e fino alla caviglia. Hanno questa punta fatta così, con gli aumenti che partono a lato di queste maglie centrali fisse. Questo è il motivo sul davanti del calzino. Dietro è a maglia rasata. Si fa il tallone, l'ho deciso di fare con questa patta rinforzata, questo tassello rinforzato in questa maniera, e poi anche sul dietro viene riproposto lo stesso motivo del davanti. Con un bordo a coste, un bordo a coste che mantiene un pochettino l'andamento del motivo. Allora, questa è la taglia più piccola e vedete che lo spazio tra un motivo e l'altro a maglia rasata rovescia è un tot. Più si va avanti con la misura, questa è la taglia più piccola, più questo spazio sarà evidente, perché comunque il motivo è centrato sul davanti e per cui sarà solo sul davanti, ecco. Lateralmente ci saranno queste maglie rasate a rovescia. L'ho realizzato con la Drops Nord e devo dire che mi è piaciuto molto. Allora, è una lana un pochettino più spessa per fare le calze, nel senso che è più uno sport che un fingering. Io però ho utilizzato il solito, la mia solita ricetta di calze, mettiamola così, quindi con le stesse maglie di avvio e di arrivo, perché questo motivo tende abbastanza, per cui a rigor di logica, essendo una lana un po' più spessa, avrei dovuto diminuirle, no? Queste maglie, per ottenere lo stesso, diciamo, la stessa circonferenza. Non l'ho fatto per questo motivo, perché è un modello che tende leggermente per questo motivo, e in più, avendo la maglia rasata a rovescia, diciamo che rimane un po' più stretto, per cui andava bene ugualmente. Mi piace questo filato nord perché, non so se riuscite a notarlo, ma un pochino sì, è un po' variegato, nonostante sia una tinta unita, è un po' variegata e mi piace molto questo effetto. E quindi sto scrivendo il pattern, è già metà scritto e quindi sarà di pubblicazione veramente a breve, se non questa settimana, la prossima. È un pattern che non andrà in test, nel senso che la ricetta di per sé delle calze è già super testata, nel senso che è la stessa delle mie Merida e altre paia di calze che ho già fatto testare, e quindi per quel motivo non c'era necessità di far testare proprio la ricetta, diciamo, della calza. Dall'altra parte non avevo il motivo anche di far testare il motivo, scusate il gioco di parole, perché l'ho già super testato ovunque, qua, e so che funziona. Per cui, voilà. Allora, cos'altro vi devo far vedere? Allora, questi sono progetti terminati. Un altro progetto terminato è questo, che è il mio test, il test del Cozy Winter, che è un maglioncino da bambini, un mio modello. Mi chiedo scusa, ma mi devo proprio soffiare il naso.
un modello da bambini, un maglioncino top down con sprone raglan, ferri accorciati sul dietro e un motivo a treccia sul davanti. L'originale prevedeva la realizzazione in cotton merino, che è un filato che forse rende meglio sulle trecce. Io nel test l'ho realizzato in taglia 6 mesi, e adesso ve lo faccio vedere, e l'ho realizzato con la Drops Puna, colore 01, quindi colore neutro, ed ecco il risultato. Ho ancora sempre i fili da rientrare, io sono proprio... non mi piace proprio farli rientrarli, ecco. E questa è la 6 mesi. Il campione è lo stesso, della cotton merino, e diciamo che sono molto soddisfatta, mi piace veramente tanto il risultato peluscioso, non so se riesco, ecco, non so se potete vedere questi piccoli pelucchi, mi piace molto, dà una morbidezza infinita. Perché se non sbaglio la Puna è tutta alpaca, adesso sì, 100% alpaca. Forse non è uno dei fidati più adatti ai bimbi piccoli, perché l'alpaca potrebbe punzecchiare un po', però devo dire che io a Cassandra avevo fatto delle cose con l'alpaca e non le avevano mai dato nessun problema, nessun rossore, nessuna irritazione, non si era mai lamentata, quindi boh, poi poteva essere comunque anche carino da indossare con una camicina sotto o una polo che fa uscire il colletto e si risolve il problema, ecco. Voilà. E questo è un pattern che è uscito la scorsa settimana, sì, e che potete trovare su Ravelry. Comunque vi lascio il link nell'info box qua sotto. È gradato in diverse misure, eh? Partiamo dalla neonato e si arriva agli 8 anni. Un altro progetto terminato ve lo vado a prendere perché non ce l'ho qua. Eccomi di ritorno, e questo ho deciso di indossarlo per farvelo vedere meglio. È un maglioncino, un pullover con sprone circolare, vediamo se riesco a mettermi più o meno, ecco, così lo vedete intero. Ha sprone circolare top down, quindi si parte dal collo, si fanno degli aumenti invisibili, delle noccioline, aumenti invisibili, noccioline, e via discorrendo fino a qua, poi ferri accorciati sul dietro, si dividono le maniche dal corpo, si lavora il corpo senza sagomature, è molto semplice, non ha sagomature, con un bordo a coste e ha manica lunga con le diminuzioni. E da bloccare, ed è attualmente in test, quindi non dovrei tardare troppo a pubblicarlo, ecco, io penso in un mesetto di riuscire a pubblicarlo. Allora, ho utilizzato come colore principale la Malabrigo Sock color verde acqua, Green Water, la Drops Baby Merino bianca e la Drops Baby Merino blu scuro, blu marina se non sbaglio si chiama. E niente, sono iper soddisfatta, mi piace molto, mi piace molto la nuance del verde acqua, è uno dei miei colori preferiti. E niente, è molto molto morbido da portare. La Malabrigo Sock, non so perché si chiama Sock, perché in realtà è un merino ed è super super morbida. Super super morbida, davvero. Che altro posso dirvi di questo pullover?
niente, che spero di pubblicarlo presto. E voilà. Che non trovavo il nome, ma ora ho deciso di chiamarlo Beatrix perché ho notato che tanti miei pattern hanno nomi propri. Al che ho detto, beh, continuiamo la serie. Però sono andata a cercare le lettere che mi mancavano e la B non c'era. E quindi si chiama Beatrix. E voilà. Tutti i fili da rientrare, perché io sono quella dei fili da rientrare. Bene, lo tengo ancora un po'. E intanto vi faccio vedere un work in progress e un ordine che mi ha fatto mia zia, quindi niente di speciale. Sto facendo un paio di babuccine da bimbi. Sono da cucire ancora. Mettiamole così. Se volete andare a vedere su Minecrafty Dream, sull'Instagram di Minecrafty Dream Kids, potete trovarne qualche paia già finito per vedere come restano. Comunque vengono cucite qua sotto, quindi rimane più piatta la situazione qua. E poi questa viene rivoltata così. E ci sarà una stringa ai cord da fare fiocchetti con i due pompon alla fine. Quindi saranno molto carine. Le sto realizzando con un filato non pregiato, ecco, e una carisma della Drops. Però essendo super wash, io penso che sia adatto a questo tipo di lavorazione, perché le mamme alle volte fanno finire le cose in lavatrice e almeno ha il trattamento super wash, a meno che non mette proprio un 60 gradi, non dovrebbe infeltrire. Per cui mi resta ancora l'altra babuccina da fare, le stringhe, cucire, pompon e voilà. E poi così posso consegnarli a mia zia. Sto lavorando a un pullover estivo che sarà un pullover un po' boxy, quindi con la manica che cade un po', drop shoulder si chiama, con la manica che cade un po', quindi poi rimarrà un po' svolazzante e avrà un bordo abbastanza alto finale in lace, un motivo lace, e lo sto realizzando con la Katia Concept Cotton Cashmere, che devo dire è molto piacevole al tatto. A lavorarlo che non è che non sia piacevole. L'unica cosa che ho notato, che adesso ho sistemato e ho messo a posto, è che uno dei filini che compongono il filo proprio, no? Perché sono ritorti, tende. Ogni tanto c'è uno strappo, non lo so se dalla lavorazione a monte o se così delicato, non lo so. Comunque sì, tende a sfilacciare un briciolo qua e là, mi è già capitato ho fatto un pezzo alto così finora, mi è già capitato 3 volte, che lavoro, mentre lavoro non succede niente, non mi rendo conto di nulla. Dopo un po', noto dei piccoli pelucchi che escono fuori dalla lavorazione e quindi devo cercare di farli entrare sul rovescio, no, del lavoro, che non si notino. E sono proprio, no, non è che sono pelucchi, no, della lana, che i pallini, ecco, per capirci, sono proprio dei piccoli pezzi di filo che si sono strappati, non so come, e escono dalla lavorazione e quindi devo farli rientrare nel rovescio.
E poi, per carità, una volta sistemato non si nota più per ora. Non lo so, poi indossandolo. Adesso io non lo so se magari era quel gomitolo, perché adesso ne ho appena preso uno nuovo, quindi può essere che fosse magari una problematica di quel gomitolo, non lo so. Vedremo, vi terrò aggiornate. Allora, l'ultimo work in progress che ho da farvi vedere. A maglia e la mia copertina modulo che vi ho detto, se ricordo, vi metterò il link qua sotto per il pattern. È un pattern a pagamento su Ravelry e una copertina modulare con questo motivo un po' chevron si chiama, se non sbaglio, nel senso che fa questa forma V, una specie di freccia. Quindi io sono partita da qua, ho fatto tutta questa parte, poi sono ripartita a nuovo da qua e l'ho collegato a questo, lavorando una maglia, cioè non è lavorando una maglia, la peschi una maglia della lavorazione precedente, il bordo. Il vivagno, diciamo, e lo metti sul ferro e lo lavori insieme all'ultima maglia della parte nuova. Comunque sono arrivata fino qua e poi sono ripartita nuovo da qua e adesso sono arrivata qua. Allora, non so cosa diventerà. Per il momento dovrebbe venirmi ancora altri 4 moduli qua. E mi ero fermata qua perché bisogna vedere quanto filato ho, perché sono tutti rimasugli, lo sto facendo per far andare i rimasugli, di filati per calze, fingering, infatti c'è dell'alpaca, non è che è proprio solo per calze, però tutti i rimasugli di questa dimensione e quindi vedremo se diventerà una copertina per le bambole, se avrò voglia, la farò diventare una copertina un po' più grande, tipo piccolo plaid da divano per Cassandra, o se avrò voglia diventerà una copertina da divano anche per noi. Vedremo. Vedremo, vedremo. Intanto questa è piena di gomitolini. Dunque, con lavori a maglia vi ho fatto vedere tutto. A uncinetto ho terminato Timmy the Mouse e l'ho già consegnato però, quindi non posso farvelo vedere, ma se sono capace cercherò di mettervi una fotografia qua o qua, adesso vedremo. del topino terminato. E in cucito ho fatto un portaferri, penso che sia quello che mi sia venuto meglio finora. Penso che sia quello che mi è venuto meglio finora. È un portaferri, non ce l'ho di nuovo da farvelo vedere perché è stato spedito. È comunque un portaferri completo. Nel quale si possono sistemare ferri circolari, gli intercambiabili, i cavi, ferri doppia punta, qualche uncinetto, c'è una taschina con una zip per mettere tutti le forbicine, gli aghi, i marcapunti, eccetera. E comunque, se sono in grado, vi metto delle fotografie, magari mi sposto un po' così riesco a, perché è abbastanza grande. Vi metto delle fotografie qua a lato.
sono veramente soddisfatta, mi è piaciuto. Cioè, penso che sia quello più funzionale di tutti, non quello meglio fatto nel senso cucito, ma il più funzionale. È ancora diverso da quelli che ho fatto ultimamente. Niente, il più funzionale secondo me, ecco, diverso anche da quello che ho io. E bene, se sono riuscita a mettervi le fotografie, bene, adesso mi riporto in zona centrale. Boh, io ho detto tutto quel che avevo da dirvi e se avete dei dubbi, delle domande, dei chiarimenti, scrivetemi tranquillamente. Spero di vedervi numerose anche su Patreon. Ci sono diversi livelli di sostegno, non necessariamente il livello più alto, però diciamo che se andate a dare un'occhiata vi offro delle cose davvero molto interessanti e ci sono davvero già un sacco di video. Per cui niente, ad esempio, solo perché alle volte non tutti hanno voglia di andare a controllare, ma per esempio nella sezione video c'è Lavora con me, dove abbiamo lavorato insieme un cappellino Stranded Colorwork, c'è il link. Link al pattern e c'è tutta la spiegazione dalla A alla Z e vi faccio vedere tutte le tecniche utilizzate e come lavoro io a più colori. Altrimenti ci sono il Facciamo il punto, che è un altro tipo di video dove vi racconto i lavori che sto facendo, quelli che non posso ancora mostrare qua sul giornale creativo, cioè ve li faccio vedere mentre li sto facendo. Invece per l'altro livello, per esempio Skeins, livello Skeins, abbiamo anche il vlog Il diario di una designer, dove vi dico proprio tutte le magagne dei miei pattern, piuttosto che mi accompagnate nei calcoli dei miei pattern, piuttosto che vi racconto come trasformo una cosa, la faccio diventare in un'altra. Non posso raccontarvi troppo qua perché altrimenti tanto vale. E in più c'è anche un vlog daily routine per i due livelli più alti, cioè mi accompagnate nei miei processi creativi durante il giorno, eccetera. Oltre priorità ai test, oltre scontistiche per i pattern, addirittura pattern gratuito per quanto riguarda il livello più alto di sostegno. Oddio, ci sono veramente tanti benefit. Se vi va di dare un'occhiata, andate a dare un'occhiata, c'è il link qua sotto e niente, se vi va di sostenermi in questo modo, io vi ringrazio tanto. Altrimenti non importa, ci vediamo qua nel prossimo giornale creativo. Ciao!